Figlio mio, l'Emma ti ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato a Galizia, Tito in Dalmazia, solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato di Tito a Efeso, ve ne è dato il fatto che ha procurato molti danni. Il Signore li renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. A difesa degli eboli preghiamo.
Teniamo il cuore alla fiducia, alla speranza di una realtà nuova. Preghiamo. Celebrare l'80° anniversario della costituzione di questo sodalizio.
fondato nel 1932 ed intitolato alla memoria del capitano di corvetta Tommaso Gullo, decorato di medaglia d'oro al valor militare con la seguente motivazione: comandante della Regia Nave Puglia, a Spalato, avendo avuto notizia che i suoi ufficiali erano assaliti da una folla di dimostranti, si recava prontamente a terra con motoscafo, fosciamente esponendosi a sicuro rischio di vita, con il solo nobile scopo di proteggere e ritirare i suoi ufficiali. Fatto segno al lancio di bombe e scarichi di fucileria, benché ferito a morte, nascondeva con grande serenità e spirito la gravità del suo stato e con un contegno eroico e sangue freddo ammirabile manteneva l'ordine e la disciplina fra i suoi subordinati, tanto che nell'esercitazione degli anni il massa con cannone e poi la Puglia con le artiglierie un sasso rappresentato a porto sottoposto urgente operazione chirurgica moriva poco dopo sempre di alta virtù militare. Ricostruire fedelmente oggi la storia della nostra associazione è impossibile, non disponendo di atti in proposito, poiché nel tempo si è vista costretta a cambiare sede di volta. Posso soltanto citare alcune attività fra le più significative. Anno 1968, partecipazione alla consegna della bandiera del combattimento legata a Martino. Partecipazione ai vari campioni nazionali fatti nel corso degli anni, con differenza quadriennale sempre di fondi medici. Anno 2005, realizzazione di un monumento ai caduti del mare sul litorale di Gatone Reggio Calabria. Anno 2008, raduno nazionale e realizzazione di un monumento commemorativo nella città di Reggio Calabria. Anno 2011, festeggiamenti regionali della Santa Barbara. Anno 2012, corteo provinciale di solidarietà per il fucile del battaglione San Marco trattenuto nel Kerala, India. Varie altre attività di minore rilevanza, ma nel contempo significative per i soci iscritti. Fino al 2008 il nostro gruppo contava circa 140 iscritti, ma in quell'anno prima San Giovanni veniva costituito un uomo e molti presidenti di quel comune passato nella sede. Ma grazie alla collaborazione di tutti, il gruppo è nel tempo nuovamente cresciuto e animati da entusiasmo e spirito di collaborazione proseguiamo il nostro cammino con convinzione, sicuri di godere della stima e di poter contare sul costante sostegno da parte delle istituzioni. Oggi, come ha ben detto Don Pino e Don Enzo, durante la Santa Messa abbiamo voluto rivolgere un diverente pensiero ai martiri del mare che hanno rinnovato la propria vita per la difesa della patria. La lista di questi eroi, decorati al valore militare alla memoria, è molto lunga, per cui è stato predisposto un elenco dei comuni che hanno dato il Natale a questi. In queste cerimonie vogliamo anche festeggiare alcuni decorati al valore militare, reduci dell'ultimo conflitto mondiale, che ci onoriamo di avere qui. Cavalier Tiboni, classe 1912, ingegnere alla faccia, classe 1917, il signor Brancati Domenico, classe 1918, il cavaliere Pietro Del Tivo, classe 1920, il signor Lorenzo Santo, classe 1920,
principale mi ha delegato in sua vece, il saluto suo, e naturalmente si fa anche mio, per l'intera famiglia dei Marinai d'Italia, per questo bel anniversario, non so, tanti gruppi che possono vantare 80 anni sulle spalle, vero? Credo che sia, cioè non credo, sicuramente il più antico della clan. Io pensavo che fosse un po' di cosetta, mi hai superato. Noi siamo nati nel dopoguerra, voi siete nati a cavallo delle due belle del secolo scorso, quindi siete sicuramente più anziani. Complimenti a voi, complimenti anche per come avete organizzato questa bella cerimonia. Un saluto per l'accoglienza che hanno fatto tutti quanti noi e ci auguriamo che possiamo avere anche tante altre di queste occasioni. Grazie tante e buona giornata. Le finalità associative dell'Unione Marinara Italiana
sentita e devo dare al presidente, al segretario Molina, cioè a tutto il gruppo direttivo che hanno fatto di noi che questa manifestazione risultasse così tanto nutrita di persone e di persone. E voglio estendere questo ringraziamento a tutte le associazioni d'acqua che sono presenti quest'oggi. Un passo che fai è un giorno nuovo.
festeggialo con me. Buongiorno cari figli miei, buongiorno a tutti voi. Pensate al giorno che verrà come una novità ed un dono inatteso che arricchirà di una nuova esperienza che si può ballar. È un passo nuovo e un altro ancora e il mondo cambierà. Dovrai vestito alla sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma è danzando la vita che tu imparerai di ogni grande proposito un passo che fai. E un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me. Che tu imparerai di ogni grande proposito un passo che fai. È un giorno nuovo e prego che sia tutto da ballare. Quando non sa mi ancora.